Allora, intanto ringrazio l'organizzazione di questo incontro per vari motivi. Uno, perché qualcuno ben sapeva come io la pensassi su questo tema. Due, perché mi dà l'occasione di fare un'attività che a me piace molto, cioè incontrarmi con le altre facoltà e non isolarmi nel castello di giurisprudenza, che insomma è considerato sempre un mondo a parte. Ora, io ho ascoltato i vostri interventi con molto interesse e più vi ascoltavo e più mi rendevo conto che rimanete nella mia idea. A vostra difesa e a nostra difesa c'è questo di problema, perché in realtà è un problema di linguaggio sicuramente. Ah, intanto mi scuso per l'anno scorso, io era previsto un mio intervento, solo che ho pensato bene di rompermi due malleoli, sono rimasta 3 mesi ferma e ho dovuto, mi scuso per questa mia assenza dovuta a una scivolata, che mi piace passeggiare molto. Sono stata nella campana di vetro in questi giorni, perché come diceva giustamente Giovanni, cerchi di non andare in giro. A me, se non concesso che il mio intervento poi mi faccia vi sia di qualche utilità. Dunque, intanto devo dire che abbiamo una diversità sicuramente di linguaggio. Alla base di tutto questo, il linguaggio del diritto è qualcosa di un po' diverso, il linguaggio della Costituzione è ancora di più. In realtà le regole della Costituzione sono regole che sono di carattere sostanziale, allorché individuano limiti negativi e obblighi positivi delle decisioni collettive, quindi diritti di libertà che lo Stato non deve oltrepassare, non può violare, e diritti sociali che invece deve agevolare e deve soddisfare, cioè la cosiddetta dialettica tra libertà positive e libertà negative. E questo è il caso proprio dell'articolo 3 della Costituzione. Nella Costituzione italiana le norme di carattere sostanziale, quindi quelle norme che fanno principio, sono collocate prevalentemente nella prima parte della Costituzione e le norme formali nella seconda parte della Costituzione. La Costituzione quindi è un sistema di regole sostanziali e formali che ha come destinatari comunque i titolari del potere. Le carte costituzionali sono patti sociali. E le clausole, e la parola clausola è importantissima perché indica una chiusura, quindi un ostacolo che va superato nella società. Quindi le clausole principali sono quegli ostacoli che la Costituzione pone a difesa di noi tutti, a difesa di tutte quelle che sono le nostre libertà, poi soprattutto. Quindi queste clausole sono i diritti fondamentali e in quanto tali hanno una funzione di limite e di vincolo anche alla maggioranza. Non è che una maggioranza si può svegliare una mattina e alterare i diritti fondamentali, benché sia una maggioranza. Quindi la garanzia è quella che propone la Costituzione, che vedremo dopo perché obbliga la Costituzione a seguire, la libertà dei diritti non solo della maggioranza ma anche delle minoranze, la tutela delle minoranze. In dottrina spesso si sottolinea come la Costituzione sia un contratto sociale, ma non come categoria filosofica. Si identifica sul piano giuridico con una rifondazione pattizia per una convivenza che sia civile in seguito a eventi traumatici. Le Costituzioni non nascono mai da pranzi di gala, per citare l'uomo del passato, ma segnano una radicale rottura con la storia precedente. Questo è il dubbio, cioè la Costituzione è il faro per l'avvenire. E questo è il caso della Costituzione italiana. Il 2 giugno del 1946 si è deciso di andare oltre, di andare verso la Repubblica. La parola Repubblica per me ha un significato che è molto ampio, è molto importante e fondante.
quindi una rifondazione storica della nostra democrazia che si era persa. La Costituzione vuol dire costruire insieme, cum statuere, costruire insieme, quindi vuol dire che deve dar vita a qualcosa che deve rimanere stabile, se si vuole, destinato a durare. Qualcosa che sia tale da istituire però una tensione dialettica fra stabilità del tempo. E questo è il problema principale di una Costituzione, cioè la dialettica fra permanenza e mutamento. La dialettica fra permanenza e mutamento è qualcosa di cui erano consapevoli fin anche i rivoluzionari della Costituzione del 1793 in Francia, quando dissero sulle orme dell'abate di Seyès che un popolo ha diritto di modificare la propria Costituzione, e da quello fecero derivare l'assunto che una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future. Qual è il dilemma della Costituzione? Quindi, da un lato non potersi conservare senza mutare, dall'altro non poter mutare così profondamente e rapidamente senza negare la permanenza e stabilità, cioè la sua identità. Quindi il problema è l'identità della Costituzione. È chiaro che sono comprensibili le due ragioni opposte, cioè l'impossibilità di revisionare assolutamente la Costituzione, che è un affare negativo, nel senso che non è possibile che la Costituzione rimanga tale e quale nel suo scritto per sempre. Tant'è che la nostra Costituzione, all'articolo 138, ci dice come fare per modificare la stessa. Né vale l'elemento opposto, l'eccessiva possibilità di modificare la Costituzione. Se pensiamo allo Statuto Albertino, che noi lo usiamo come esempio di Costituzione flessibile, quindi Costituzione che può essere modificata anche da una legge ordinaria, quindi abbastanza rapidamente, invece si affermava come perpetua. Questo è interessante, quindi c'era una incongruenza già nello scritto. Quindi sia l'una che l'altra questione farebbero perdere di vista i caratteri della durevolezza e della stabilità. Comunque cadrebbero questi elementi. Il che significa però che la Costituzione non può essere mutata nel tempo, ma non perché non deve essere mutata nel tempo, non può essere stravolta, può essere mutata, ma non può essere stravolta, perché l'essenza della Costituzione è quella che dà la forza prescrittiva della Costituzione. Il tema è l'articolo 139, sapete che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale. Forma repubblicana, in dottrina ormai da tempo, è una sintagma che non vale solo per dire che non vogliamo il re, vogliamo la repubblica, vale anche per identificare la forma di Stato. E che cos'è qual è il collegamento più importante alla forma di Stato? La tutela dei diritti. Perché se è vero che la forma di Stato è il rapporto fra popolo e potere, sicuramente la forma di Stato muta a seconda del tipo di rapporto che io ho con i cittadini sul tema che io potete, non io personalmente, sul tema dei diritti fondamentali. E qui andiamo nel nostro campo minato. È vero, io sono d'accordissimo che la parola razza sia una vera schifezza. È una parola terribile, perché non indica nulla in realtà, da quello che poi ho ascoltato non corrisponde scientificamente a nulla, siamo tutti esseri umani, no? Però il linguaggio del diritto è un linguaggio che non descrive, rappresenta l'efficacia della cogenza della norma. Il linguaggio giuridico è il linguaggio della norma che prescrive, non che descrive. Quindi siamo in un campo completamente differente. È vero, le razze non esistono, ma esiste l'istigazione all'odio razziale. Come si fa a penalizzare l'odio razziale senza questa brutta parola?
A maggior ragione il linguaggio della Costituzione, che è posto a difesa dei singoli, dei singoli anche nell'ambito delle formazioni sociali, all'interno dei quali i soggetti ampliano ed esplicano la loro personalità, ha bisogno di proteggere questi soggetti. La parola razza nella nostra Costituzione è un simbolo, vuol dire no al passato, vuol dire no all'olocausto, perché era quello il problema fondamentale dei nostri costituzionalisti. È il faro per l'avvenire. Eliminando la parola razza dall'articolo 3 della Costituzione si nega quello che i nostri padri costituenti intendevano affermare con drammatica decisione: il no alle leggi razziali, il no ai campi di sterminio, quel no destinato peraltro a educare anche le generazioni future all'eguaglianza e alla più alta manifestazione di civiltà, che è il rispetto della Costituzione e il rispetto della persona umana. Quella parola è simbolo ed è usata per difendere, non per offendere. In diritto si usa una parola per difendere, per creare un ambito all'interno del quale non si deve passare. È una parola che addirittura in campo costituzionale, nella Costituzione, è blindatura. Cioè è blindatura del bene a garanzia dell'effettività della tutela. Non basta che sia scritto poi nell'articolo 3 che tutti sono uguali. Bisogna che questo sia attuato. Il 3 secondo comma è poi la chiave di volta, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, dal che discende la ricaduta del termine nella normativa. Noi abbiamo dato attuazione a tutta una serie di atti di carattere internazionale attraverso leggi, attraverso decreti legge che sono diventati leggi, attraverso decreti legislativi che hanno riorganizzato la normativa. Il tema principale è come fare a punire questi disgraziati, chiamiamoli così, che si occupano di queste faccende in questo modo. E meno male che riusciamo a penalizzare il reato di incitazione all'odio razziale, perché è un reato gravissimo. Io ho qui una massima della Corte di Cassazione proprio su la diffusione delle idee, la penalizzazione e la diffusione delle idee programmanti la superiorità della razza ariana, in cui si diceva che si puniscono perché non solo sono contrari all'articolo 3 della Costituzione, ma non rappresentano assolutamente, non vanno tutelati dall'articolo 21, quindi non c'è libertà di manifestazione del pensiero in questo caso, perché il principio dell'articolo 21 si scontra e nel bilanciamento dei valori perde con l'articolo 3 della Costituzione, dove la razza è uno degli elementi fondanti, l'idea di razza. Certo, la parola razza è brutta, però ci serve per penalizzare. Quindi queste condotte vanno punite. E cosa ne sarebbe se tiriamo via la parola razza dalla Costituzione? Cosa ne sarebbe di tutte queste norme? Perderebbero valore. Io vi dico, si sveglia la mattina uno di questi che abbiamo nominato, non abbiamo nominato perché tutti abbiamo ben presenti, si sveglia la mattina, non c'è la parola razza nella Costituzione, io quelli diversi da me li mando tutti al macello. Può succedere, perché la Costituzione è la blindatura, ferma, arresta quel momento. Anche la Commissione europea ha fatto una scelta, ha fatto la scelta di dire l'Unione europea respinge le teorie che tentano di mostrare l'esistenza di razze umane distinte. Bisogna dirlo, bisogna dire che purtroppo è ancora necessario, nonostante l'orrenda parola, nonostante mettere un blocco a queste situazioni, cosa che al momento attuale sta diventando ancora più pericolosa. Quindi io l'unica cosa che posso dire concludendo è che ancora una volta la parola incriminata è necessariamente utilizzata dalla norma per respingere i tentativi di sopraffazione e violenza in nome di una differenza che non esiste. Questo è il mio.